Buonas tardes amici e benvenuti in questo nuovo video del vostro Different Player. Minchia che pena, persino Cappi ha chiuso gli occhi durante lo svolgimento di Atalanta-Inter. Un fracassamento di coglioni che non potete capire, oh, mi si sono addormentati pure i cromosomi delle vite precedenti. E che cazzo, eh? Ovviamente oggi non c'è da salvare nessuno, tranne Rafinha, che è l'unico che ha giocato benino, ma decisamente superiore alla sufficienza, ed è l'unico che quel genio di Spalletti ha voluto sostituire. Secondo me quello Rafinha si nascondeva perché sennò, se non si fosse nascosto, avrebbe sputato in testa sulla boccia di Spalletti, prendendo la mira da dove si trovava, da dietro, così, pum, direttamente sulla capa, così. Comunque, a parte questa cosa, una partita ignobile, cioè, voglio fare i miei complimenti a Merdito Icardi per non aver fatto neanche un tiro in porta in 90 minuti. Oh, guarda che ci vuole capacità anche per quello, eh. Comunque vorrei ricordare a tutti quelli che magari non se lo ricordano che l'Inter in due gare ha fatto un punto. E il punto che abbiamo fatto oggi con l'Atalanta è stato un punto anche abbastanza culo, perché nel primo tempo, se non ci fosse stato Handanovic, che era l'unico sveglio, avremmo preso una vagonata di gol che non si capisce. Comunque, secondo me oggi la partita l'ha persa Spalletti, perché primo ha fatto un modulo di merda. Come cazzo ti viene di giocare a 3 quando il modulo a 3 non lo sai fare? E poi praticamente ha fatto in modo di non usare nessuna delle risorse che aveva a disposizione in panchina. Mi riferisco a Caramo, che l'ha messo al 44esimo, tanto per dire, guarda, ha messo uno. Poi c'è da considerare che noi abbiamo Pinamonti, che in Italia farebbero carte false per averlo, perché è un ragazzo che può crescere alla grandissima, invece noi no, dobbiamo tenere Merdito Icardi davanti a fare cosa non si sa, a fare il pivot, perché praticamente non si muove. Comunque, che dire? Per me non ci meritiamo di andare in Champions, detto proprio onestamente. Se vogliamo parlare da tifosi, potremmo anche vincere lo scudetto, parlando da tifosi. Ma guardando in faccia la realtà, noi in Champions non ci meritiamo di andare. Devi dire grazie se andiamo in Europa League e c'è veramente da ringraziare la Madonna. Ma a parte questo, c'è il cinesino che è venuto a vedere la partita, deve rendersi conto che così non si va da nessuna parte, cioè bisogna rifondare prima di tutto l'assetto societario, dopodiché bisogna prendere giocatori degni di questo nome, che non vuol dire per forza comprare il campione che costa 90 milioni di euro. Basta avere dei talent scout che abbiano delle buone palle sotto, che ti riescono a scovare il campione prima che sia riconosciuto campione da tutto il resto del mondo. Uno dei migliori che faceva questo era il buon Carlo Regalia, che è stato anche direttore sportivo del Bari. Qualcuno di voi forse se lo ricorda, ha portato un sacco di campioni proprio al Bari. Ne ricordo solo pochi, uno su tutti che mi ricordo, Zambrotta, che è stato anche campione del mondo, ma c'è stato anche Di Vaio, ce ne sono stati un bordello di calciatori ottimi. Comunque,
Noi così non andiamo da nessuna parte. Diventa pure inutile fare dei video che alla fine parli sempre della stessa cosa, perché mo è proprio nel momento in cui la squadra deve dare il massimo, anche quello che non ha, noi non diamo nemmeno il minimo. Io non so come cazzo ragionano questi. Io francamente fatico a capirlo. Cioè, c'è proprio una mentalità mediocre scaffata nella capoccia. C'è poco da fare, cioè bisogna trovare la persona che instilli da capo gli occhi della tigre in società. Perché dopo Mourinho c'è stato lo zero assoluto, proprio sono 8 anni che ci sta proprio la distruzione sta. Beh, questo è quanto, inutile pure dilungarsi su cose trite e ritrite. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, condividetelo, lasciate mi piace e commentate, e mi raccomando, nella gioia del dolore all'interno dell'amore. Ciao, ciao.